Ragazzi, sono Mystix Ad Video Production. Oggi vi vado a illustrare come ho creato questo setup per un ipotetico live. L'ho utilizzato anche in un live stream che ho fatto recentemente con i plugin della Neural DSP. In particolare sto utilizzando, come vedete qua, il 14 Nameless Suite, il 14 NTS Suite e l'archetype Pliny per la solo che avete appena sentito. Per rimanere sempre aggiornato sui video che pubblico qua su YouTube, iscrivetevi con il tasto subscribe e ovviamente cliccate la campanellina, così potete ricevere tutti quanti i contenuti in tempo reale, soprattutto quando vado a streamare live e soprattutto per partecipare anche ai giveaway, perché ci saranno dei giveaway davvero molto molto interessanti. Passiamo subito al tutorial. Allora, come avete visto, sto utilizzando contemporaneamente tre plugin della Neural DSP. In questo momento ho questi tre plugin perché sono le licenze che ho io attualmente. Sto utilizzando come MIDI switcher l'Ixtone Pro della Ixsonic. È uno smart stonebox che ho già recensito. Se volete vedere la recensione approfondita su questa unità, vi lascio il link che potete cliccare adesso qua sopra. È un'unità davvero molto interessante, davvero molto smart e funziona davvero molto molto bene. È anche una scheda audio che sto utilizzando proprio in questo momento per registrare questo tutorial. Allora, semplicemente io entro con la mia chitarra nell'input L sinistro ed esco in stereo in questo momento e vado a registrare. Non ho nient'altro, ovviamente devo collegare col cavo USB al mio computer. Poi apro le tre istanze che adesso sono in standalone, quindi non ho bisogno di nessuna DAW, non ho bisogno di nessun'altra software di terze parti. Apro in standalone i miei plugin che voglio utilizzare e ovviamente devo andare a far comunicare i miei plugin con la mia interfaccia MIDI che ho qui. Allora, come vedete, in questo momento sto utilizzando soltanto i tre bottoni principali A, B e C. Posso anche utilizzare gli altri, ma non sono andato a programmarmeli, giusto perché volevo farmi tre preset, ma volendo posso fare più preset. Sul preset A ho il mio 14 Nameless Suite e lo sentite. Poi invece sul preset centrale B ho il mio 40 NTS. E poi per gli assoli sul preset C ho il mio Archetype Pliny. Ok, molto semplice. Ora vediamo passo passo come andare a settare per benino tutti quanti i plugin per fare in modo che comunichi con la mia Ixtone Pro o qualsiasi altra interfaccia MIDI switcher. Allora, innanzitutto vi dico che questi preset che sto utilizzando potete trovarli con il link che vi lascio in descrizione sul sito Presets for All. Ad esempio nel 14 Nameless sto utilizzando Presets for All e vedete che sto utilizzando il Mad Angle 5. L'ho modificato, lo trovate qua. Poi invece sul 40 NTS sto utilizzando il Chugging della Presets for All. E sull'Archetype Pliny sto usando il Mad Worm Solo, che è il mio preset, sempre preso dal pacco leader della Presets for All. Ok? Innanzitutto dovete avere l'ultima versione dei plugin, perché nelle versioni precedenti non erano attivi i MIDI, quindi non si potevano controllare. Quindi, ultima versione della Neural DSP. Vedete che qua sotto, in ogni plugin, c'è questo simbolo che è il simbolo del MIDI. Per prima cosa dobbiamo andare a scegliere la nostra interfaccia. Quindi andiamo sulle impostazioni e qui in basso c'è scritto MIDI Input Device e io vado a scegliere Ixtone perché è quella che sto utilizzando in questo momento. Questo dovete farlo per ogni plugin. Poi andate sull'interfaccia MIDI e vedete qui che io ho già impostato praticamente i miei settaggi per andare a modificare in modalità MIDI. Ho scelto innanzitutto un preset, quindi CC preset, ho scelto il preset che volevo e vado a dirgli su quale controllo voglio andare a sentirlo. Nel mio caso
La A è il 10, la C è l'11, la B è il 22. Questo dovete un po' andare a scoprirlo sulla vostra interfaccia. Ogni interfaccia ha dei canali MIDI che possono essere differenti. Quindi io nel canale 11, che è il mio C, sono andato a mettere il preset che volevo io. La stessa cosa l'ho fatta in 14. Ho scelto il mio preset, CC preset. Sono andato a scegliere quale preset volevo e gli ho dato il mio canale 22, perché questo centrale B corrisponde a 22. Potete scegliere il canale che volete voi. La stessa cosa l'ho fatta poi in 14 Nameless, quindi CC preset. Ho scelto il preset che volevo io dalla mia lista e poi gli ho dato il mio canale 10, perché A corrisponde a 10. Ho scelto i preset per ogni tasto. C'è una cosa però da tenere a mente. Quando io vado a switchare da un preset all'altro, voglio però che l'altro preset, quindi l'altro plugin in questo caso, venga mutato, perché non mi deve suonare contemporaneamente, giusto? Quindi quando io vado a switchare, allora mettiamo su amplificatore così vediamo tutti gli ampli, guardate che cosa succede adesso. Io sono su C, quindi sto utilizzando il mio archetype e sentiamo. Vedete anche che qua il simbolo dell'output, vedete che c'è il meter che sta funzionando. Se vi faccio vedere gli altri, tipo qua, Forti NTS Suite, non c'è nessun output. C'è l'input per tutti e tre i plugin, vediamo il meter dell'input. Come vedete stanno funzionando tutti, però l'output funziona soltanto per il mio archetype linear, perché è il mio preset C. Quando io adesso vado a switchare, quindi magari scelgo il preset B, e quindi controllo l'NTS, vedrete che l'uscita è solo qua, mentre gli altri sono muti, non vanno a suonare nell'output. Come faccio io a dirgli di non andarmi a suonare più quel preset, ma di cambiare appunto plugin e cambiare preset? Ci sono vari modi. Diciamo che noi possiamo andare a manipolare qualsiasi tipo di pomello di nostri amplificatori. Quindi io vado a pensare che, andando a switchare da uno all'altro, vorrei magari tirare giù il master degli altri amplificatori, in modo che comunque non mi vadano a suonare. Oppure possiamo andare a tirare giù il gain di entrata e quindi non suonano più gli amplificatori. Diciamo che dobbiamo essere un po' smart noi e andare a pensare come andare a mutare, perché non c'è un tasto che mi dice muto, niente più uscita. Perché se io anche vado a tirare giù l'output, l'output in realtà mi va giù di meno 24 dB, non mi va a meno infinito. Quindi in realtà qualcosa sta passando. Quello che io sono andato a fare è andare appunto a tirare giù o il master o il gain di entrata. Andiamo a vedere che cosa ho fatto qui. Vedete che ci sono due parametri, due valori, che sono in corrispondenza dei canali 10 e canale 22, che vuol dire il mio canale A e il mio canale B. Quindi quando io vado a cliccare praticamente gli altri preset, che cosa voglio? Voglio che il parametro lead gain di questo archetype linear vada a 0. Quindi quando io switcho dall'archetype linear, che è il C, ad esempio al 14 NTS, guardate che cosa succede al parametro gain. In questo momento il gain ce n'è abbastanza. Io switcho su B, come avete visto il gain è andato a 0. E in questo momento io sì, sto suonando attraverso questo plugin, però praticamente ho gain 0 e quindi non uscirà nulla. La stessa cosa la vado a fare con gli altri. Quindi voi andate a scegliere CC value per andare a modificare il valore di uno specifico pomello in questo caso. Quindi qua sono andato ad esempio a tirare giù il master, non sono andato a scegliere il gain. Perché? Perché il 14 NTS in realtà ha due gain, ha il grith e il grind, scusate. Quindi non avevo voglia di andare a modificare due parametri, sono andato a modificare solo un parametro, quindi il master. Vediamo il master che qua adesso è quello che è. Se io vado ad attivarmi il 14 Nameless con il mio tasto A, guardate sempre il master, che cosa succede? È andato a 0. Quindi in questo momento vado a suonare il mio 14 Nameless, mentre ho mutato sia l'archetype linear e sia il mio 14 NTS.
In questo modo io vado praticamente ad agire con tre parametri. Uno, il preset che vado a scegliere per ogni mio switch, quindi A, B e C, mi scelgo i vari preset che voglio suonare. E quando vado a cliccare ad esempio A, voglio che i parametri dei miei preset che sono su B e C vadano a zero, in questo caso il master o il lead gain. La stessa cosa quando vado a cliccare appunto rispettivamente gli altri. Diciamo che questo potrei utilizzarlo come setup live, quindi ipoteticamente in un reale stage, senza utilizzare amplificatori che mi spaccherei la schiena, senza utilizzare casse 2x12 e 4x12 che mi spaccherei la schiena, ma utilizzando un computer vado direttamente nel mixer con un mio MIDI switcher. Sono a posto. E ho un suono che è davvero figo, perché i plugin della Neural DSP suonano davvero fighi. Ah, Neural DSP, e vado a farmi una ritmica. Switch sul B. E ho un'altra ritmica un po' più mediosa. Voglio fare una solo, switch su C. Davvero molto molto semplice. Quello che io potrei fare ancora è, con gli altri switch che mi sono rimasti, ad esempio andare a manipolare il volume di uscita, perché ad esempio durante un assolo magari voglio aumentare il volume, quindi ipoteticamente posso tenermi questo preset C dell'archetype come un lead, sì, ma non uscire come un assolo, come se fosse un lead melodico. E poi quando devo fare proprio l'assolo, quindi devo essere io il leader, posso andare, che ne so, a schiacciare tipo il mio F e a dargli una botta di volume in più. Come si fa? Andiamo a vederlo. Tipo archetype Plini, ad esempio qua su MIDI, vado ad aggiungere un parametro e scelgo di nuovo CC value, perché vado a cambiare il valore di un mio pomello. CC value, che cosa voglio andare a manipolare? Voglio andare a manipolare ad esempio il mio master, così il livello di uscita, quindi lead master. Perché? Perché sto utilizzando l'amplificatore lead. Su quale canale? Allora, il canale vado a scegliere quello del mio F, che in questo momento non me lo ricordo, ma credo che sia il 26, CC26. Quindi CC26, ovviamente questo dovete andare un po' a scoprirlo voi nella vostra interfaccia MIDI, e vado a scegliere magari 0.6, che vuol dire 60%. Ora, vediamo un po' se funziona. Io clicco F, ok, e si è mosso il master, se avete visto. Ritorno su C, il master si è abbassato, F, si è alzato il master. Quindi, ritmica Comforting Nameless. Comforting NTS. Melodico. Voglio fare un assolo, aumento il master. Adesso ovviamente ero un pochettino altino, ma questo è il senso. Quindi io con un mini switcher, con tre plugin fantastici, senza nessun peso, posso andare a suonare live. Ragazzi, vi lascio tutti quanti i link in descrizione, sia per quanto riguarda i preset che ho utilizzato, quindi potete scaricarli sul sito Presets for All, e sia per tutti quanti i miei link, ad esempio seguitemi su Instagram, ad esempio se siete interessati a mix e master, o un canale Patreon. Lasciate un commento al video, fatemi sapere che cosa ne pensate. Come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao! We'll be right back.